Grazie Presidente. Dunque io presento a nome del gruppo Movimento 5 Stelle due ordini del giorno, uno relativo alla sanità e l'altro ai trasporti. Per quanto riguarda la sanità, noi abbiamo invitato la Giunta regionale Lombarda a prendere atto dell'emergenza dell'aumento costante dei cittadini che hanno una o più patologie croniche e di conseguenza promuovere studi e ricerche per la comprensione delle modalità con cui in Italia, ma anche nel mondo, si affronta questo grave problema sociale e sanitario. Abbiamo chiesto di predisporre un piano pluriennale di interventi sociali, sanitari, abitativi ed economici che affrontino e propongano soluzioni in ordine ai vari aspetti della mutata condizione fisica e psichica vissuta durante la cronicità. Inoltre, per quanto riguarda la sperimentazione dei CREG, invitiamo a verificarne l'andamento come strumento per affrontare in forma dinamica il percorso di cura dell'ammalato cronico, producendo un report dettagliato che indichi i risultati della fase sperimentale in termini sia di costo-beneficio, appropriatezza, efficacia ed economicità dello strumento adottato, come forma principe della medicina d'iniziativa. Invitiamo infine a predisporre un budget vincolato destinato alla proporzione e sviluppo delle cure della cronicità, che dovrebbe essere alimentato con risorse certe e predefinite, a sperimentare altre forme di medicina preventiva, epidemiologica e di integrazione territoriale e tra i settori sanitario e sociosanitario, che superi il modello totalmente basato sulla medicina di base e sulle strutture accreditate, ma prevede invece la costituzione anche di centri aggreganti a livello territoriale e della prevenzione terziaria, con l'inserimento di figure come il terapista occupazionale, il laureato in scienze motorie e il nutrizionista. Passo velocemente all'ordine del giorno sui trasporti. Quest'ordine del giorno è stato redatto per andare incontro alle esigenze del trasporto pendolare. Come voi sapete, sono milioni i pendolari che ogni mattina si recano nel luogo di lavoro con la propria automobile. Sono stimati in circa 1 milione quelli che usano servizio pubblico su gomma e circa 700.000, dato in aumento, gli utenti del servizio di trasporto su ferro. Ora, ci sono ancora gravi criticità legati ai parametri di puntualità, ma anche di standard qualitativi di viaggio, per cui noi volevamo invitare la Giunta a rafforzare in questo senso il tavolo del TPL, che è un organo già esistente, un organo consultivo, al quale si potrebbe dare il compito di avviare un monitoraggio delle linee ferroviarie lombarde. Un monitoraggio che serve perché la Regione non predispone di un numero di ispettori sufficiente per poter avere dei dati scientifici su quella che oggi è la qualità del viaggio e che viene percepita dai pendolari come pessima. Quindi andare a vedere quali sono le linee degradate e farlo utilizzando dei software a costo zero che sono già sperimentati in alcune zone della Regione Lombardia e che consentono, attraverso la partecipazione dal basso dell'utenza pendolare, di avere questi dati che poi consentiranno alla Giunta e all'assessorato ai trasporti di intervenire in maniera mirata. Infine, chiediamo di garantire l'implementazione del sistema della mobilità sostenibile all'interno del territorio regionale, anche qui con riguardo particolare al trasporto su ferro, operando per l'accessibilità, la puntualità, la qualità degli standard di viaggio e l'aumento del parco rotabile esistente. Grazie. La ringrazio.